Ciao a tutti, proviamo ad allenarci in streaming oggi e cominceremo tra pochi minuti. Grazie, benvenuti. Welcome, we are going to train together today. Welcome. Proviamo la chat. Se volete mandare qualche messaggio, we are testing chat, super chat. If you want to write some message, we can text together. Thank you. Salve a tutti, benvenuti. Cerchiamo di fare un piccolo allenamento insieme oggi in questi tempi di coronavirus. Vediamo di passare un pochino il tempo insieme, bruciando un po' e mantenendoci in allenamento. Thank you to all of you. Welcome to our channel. Today we try to make some little workout together. In this coronavirus time, we try to spend together some time with some good training. Thank you. Cominciamo con un piccolo riscaldamento delle braccia e poi scalderemo le gambe, faremo un pochino di stretching e poi cominciamo a lavorare. Oggi pancia a terra, lavoriamo e cerchiamo di bruciare e di sudare un po', ok? Via. Cominciamo un pochino il riscaldamento. Warm up together. Via, ho, 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 ho,
movimento delle gambe, left and right. We are moving on the legs. Ok, like this. Let's go. Change position, left and right. Cambiamo la posizione sinistro-destro. Manteniamo ancora una guardia molto sciolta, tranquilli. Siamo in una fase di warm-up, riscaldamento. Via, sciolti, muoviamo il collo, scaldiamo i muscoli del collo. Neck, we start to move the neck. Left, right, ok. Via, scaldiamo i deltoidi, deltoids, shoulder. Manteniamo un leggero movimento delle gambe, vedete, come degli skip.
We move always the legs. We are moving. Sciogliamo le braccia. Via, movimenti delle braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alternati, destra e sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sciolti. Via, lasciamo andare le braccia. Via, posizione di guardia. Boxing position. Cambio. Change. Sciolti. Sciogliamo le spalle. Stretching. Oh, left arm. Stretching. Oh, right arm. Braccio destro stretching. Ok. Allungamenti. 1, 2. Ok, così, così, like this, left and right, ok, left and right, ok, sciolti, ok, piccolo stretching per le gambe, soft stretching for legs. Leggero stretching per le gambe, facciamo degli allungamenti, in avanti, sciolti, 10 secondi, 10 seconds, left and right, 10 seconds, vai, via, ok, sciogliamo. Via questo. Left leg. Like this. Sciogliamo il quadricipite femorale della gamba sinistra. Cambio. Gamba destra. Ok, sciolti. Facciamo un piccolo allungamento a terra. Una gamba dritta avanti. Una stand dietro, ok, cambiamo, una avanti, una indietro, ok, sciogliamo il bacino, via, left or right, cambio, 2, 3, 4, 5, via, alterniamo, sciolti, ok. Adesso ne abbiamo fatto questo piccolo warm up molto veloce, facciamo un altro allungamento per le gambe e poi cominciamo un po' di training. Facciamo questo qui, gambe tese, ci lasciamo andare giù e andiamo a toccare le punte dei piedi. Ok, vedete bene da qui, così giù le gambe e andiamo giù a toccare le punte dei piedi. Rimaniamo alcuni secondi in posizione. We keep this position for some seconds. Ok, relaxed, let's go. Ok, controlliamo un attimo qui nel pannello di controllo come va lo streaming. Ok, let's go.
Cominciamo adesso a entrare nella parte tecnica del nostro lavoro. Abbiamo fatto questo piccolo riscaldamento, finiamo un attimino di scioglierci, ok? Non possiamo perdere troppo tempo per il warm up. We cannot lose all the afternoon for warm up, to have a big warm up. So we make a short warm up and now we go with technical, ok? La prima cosa, mantenendo una posizione di guardia, boxing, abbastanza chiusi, ok? Facciamo questo. Jab diretto, ok? Guardate la posizione delle mie gambe. Jab diretto. Jab diretto. Jab diretto. Jab straight. Jab straight, ok, sciolti, andiamo in rapidità, fast now, sciogliamo, ok, facciamo un'altra cosa adesso. Molti di voi saranno abituati a tirare i colpi all'altezza del viso, ok? All'altezza del nostro viso, generalmente. Ok? Normally, all of us, many of us, they shot in the same side of the face. Ok? Like this. Ok, now we try to imagine that our contender is tall. Ora proviamo a immaginare che un avversario non è della nostra altezza, ma è più alto. Ok? Quindi vi dovrete abituare a tirare questi colpi non sempre a questa altezza, abituarvi a volte a... Ok? A cambiare l'altezza del colpo. So, we change the direction of the punches, not always in the same of our face, like this. Bam, bam, bam. Like this. Huh, huh. Because our contender is a tall man. Okay? So the same, left and right. Up. Bene. Super chat, ma non mi sembra molto funzionare fino ad ora. Provate magari a mandare un messaggio per vedere se questa chat del cavolo funziona. Grazie. Allora, forza ragazzi, dobbiamo lavorare, dobbiamo bruciare. Quindi facciamo questo lavoro ora. Sciogliamo un po' le gambe. Up, one. Up, two. Via sciolti, ehi, in scioltezza, via, in scioltezza, via, in scioltezza, via, sciolti, su, 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 ok, questo modo di sciogliere le gambe, this kind to move the legs like elastic, why? There is a kick in kickboxing, special kick.
C'è un calcio speciale nella kickboxing che non si usa molto, che è il calcio ad uncino, ad ascia interno o esterno, che serve a smontare la guardia dell'avversario. Smonto e poi entro. Sarebbe questo. Oh! Oh! Posso farlo anche interno. Oh! Ok. Esterno, boom. Interno, boom. Boom, boom. Lo colpisco al naso, gli butto giù la guardia e poi colpisco. I open the guard of the contender. E la entri, ok? This is some kickboxing techniques. So it's important to move the leg like this. To be elastic. It's like warm up, but this is good. Ora proviamo dei calci a spinta. Now we try some push kick. Front kick. Proviamo qualche calcio frontale a spinta. Stomaco. Bam! Ok, stomaco. Bam! 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 Left. Way. Right. Way. Ok, face. Ok. Down. Down. Up. Up. Ok, guys. Ripartiamo. Abbiamo qui un bersaglio artigianale. Ora vediamo come approcciare i colpi. Quindi, ci siamo? Da qui. Jab. Diretto. Jab. Diretto. Ok. Calcio al viso. Ehi. Ehi. Left front. Gamba sinistra. Butto il peso all'indietro. Oh. Così, giù, hey! Well done! Bene, leviamo il pupazzetto e ripartiamo. L'importante in queste tecniche è la sorpresa. The most important when you kick into the face your contender, the most important is the surprise, is the right time. Non potete colpire un avversario al viso, pensare che tirate un calcettino e lui sarà lì e andrà KO. No! È importantissimo fintare, lavorare sopra, fintare sotto e poi bim! In a right moment, the kick, especially into the face. You need to shot in the right moment. You need to prepare the kick. You need to think the kick. And in the right moment you go. Okay. If you kick as the first techniques, don't work. Se calciate, pensate di colpire il vostro avversario al viso con un calcio di prima tecnica, non entra mai, lo para. Quindi è importante fiaccarlo, lavorare molto e attaccare. One time I was training with Peter Aerts, great champion of Netherlands. Aerts was saying, he was K1 champion. Una volta, ragazzi, mi ero allenato con Peter Aerts, l'olandese, il boscaiolo, che è stato un campione di K1, grande kickboxer, molto tecnico. E lui diceva questo. Peter Aerts, he was saying, before to kick in the face, work down with low kick into the legs. Ok. Prima di colpire l'avversario con un high kick, con un calcione in faccia, lavoratelo sotto,
tirano molti low kick, ok? Quando lui sentirà il dolore alla gamba, when the contender, he will feel pain into the leg. His mind, his brain, fall of the pain into the legs. And you will shot high kick into the face. Understand? The pain down, high kick coming up. Peter Hertz dava questo insegnamento molto saggio, lui che combatteva nel K1, che è stato un grande campione, che è un grandissimo kickboxer molto tecnico della scuola olandese, diceva, fiaccalo alle gambe, colpisci sotto con tanti low kick, porta la sua testa sotto a sentire il dolore alla gamba e appena lui, il suo cervello, la sua attenzione passa alla gamba, bam, tu lo secchi sopra con l'high kick. Chiaramente per tirare un buon high kick servirà molta scioltezza, servirà stretching. Guys, if you want a kick into the face with high kick, you need to be elastic into the legs. So you need to train with stretching. Stretching is very important. Take your time with stretching, okay? Take your time, work like this, okay? Work with stretching. This is very important, okay? Open your legs to be ready and to kick more height. Ragazzi, fatelo lo stretching. Adesso soprattutto che avete un sacco di tempo per stare a casa, mentre guardate magari la televisione, approfittate un po' di stretching, sciogliamo queste gambe, sennò i calci non vanno su, ok? Ok, now for kicking techniques for today, that's okay. Now we back to work on boxing techniques, ok? I take 1 minute, I drink a little bit of water, ok? Do you think that I am not in good condition because I breathe? Guys, not only I have to train, but also I have to speak. Speak, speak, speak. And so why I finish my power? Ok, dicevo ragazzi che vi sembra che sono un po' affannato, che non ho il fiato. Ma non è facile qui allenarsi e allo stesso tempo parlare ripetutamente, per cui è chiaro ogni tanto un goccio d'acqua, un break. See you soon in some seconds. Ci vediamo tra qualche momento dopo che mi bevo un bicchiere d'acqua. Ok, ripartiamo all'attacco. Last time, guys, someone of you followed our last video and he asked to me, please, can you show us some parry? L'altra volta, ragazzi, un fan, seguendo i video, mi ha chiesto se era possibile far vedere qualche parata, soprattutto nella box, soprattutto per proteggersi dai pugni. Va bene, adesso vediamo qualcosa insieme. Ok, now for you and for all friends, we go to see some parry. Ok, allora, in boxing is very very important not only to hit and to shot powerful, bam bam, ok, but it's very important to be closed, to parry, to protect. Ok, as Mayweather, yeah, is great because he can parry. He can stay like this, to stop all the punches, ok? Come Mayweather è un gran pugile perché oltre ad attaccare, ad essere un grandissimo pugile, un grandissimo campione, ha questo modo di parare, di difendere, che è grandioso, che gli permette di mantenere energie e di proteggersi. Ok, quindi andiamo a vedere qualche piccola parata.
Adesso siamo senza guantoni. Now we are without boxing gloves. So our hands, they are very little and the protection is very little. Ok? Quando avremo il guantone da box, avremo una protezione maggiore, perché il guanto tenuto vicino al viso ci proteggerà di più. So, with boxing gloves, it's more easy to have a good protection because the gloves, they protect you. It's very important to keep close to the head. The head always has to be down. Never like this in boxing, because this, boom! Ok? Mai nella box rimanere a testa alta. Nella box il mento va sempre tenuto basso, incassato. Sempre. Always. Never like this in boxing. Like this. Ok? Deltoide. This is protection. Ok? Deltoids. Ok? Look now. Guardate ora. In questo momento io sono molto protetto perché non sto dritto così, con una guardia aperta, open guard. Ok? Ma sto così, testa bassa, deltoide alto, gomiti chiusi. Ok? Quindi, quando attaccherò sarò un pochino più rilassato, ma poi vado in protezione. Quindi, impariamo a fare questo. Questo. Ok, aiutiamoci con il corpo. Chiudiamo in una situazione di corpo a corpo, di clinch with uppercut. Testa giù, mani alte. Ok. When we train alone, not in the ring, we can do this. Keep your hands open and keep on your head like a monkey. Giù, testa bassa, gomiti protezione come una scimmia. Queste mani alternano, mi proteggono. Quando avrò il guantone, when I will have boxing glove, I will keep closed and I will do the same. Ok, ho, lever, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Lever, up and down. Ok, quindi abituiamoci davanti allo specchio. If you have some mirror at home, try to work in front of the mirror and do like this, like the monkey. Ho, 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 ho. Ok, se avete uno specchio a casa, cominciate a provare questo. Fate scorrere le vostre mani molto vicine al corpo, alla testa, con la testa bassa, incassata, in modo che questo gomito, in modo che il gomito vada a proteggere totalmente la testa, con la mano sopra, la testa è bassa, vedete, e io sono molto protetto. Queste andranno provate, queste tecniche, però in linea di massima, se vi coprite bene, fate attenzione anche a non rimanere troppo aperti davanti, be careful, don't be too much open in front, ok? Stay close. Move the elbows, move the hands, keep your head down, always, ok? Quindi ora faremo questo, diretto destro, protezione con la sinistra, diretto sinistro, protezione con la destra, fegato anche, ok? Quindi faremo left and right, left, right. When I go with the right, I protect the face with the left. When I go with the left, I protect my face with the right. Up
and down, liver and face, liver and face, liver and face, ok? Quindi, sinistro, su, giù, destro, su, quindi, sinistro, su, destro, su, sinistro, su, destro, su, ho, 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 testa bassa, sinistro, ho, 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 ho. Ok, il segreto è tenere la testa incassata, la testa protetta. The secret is to keep your head down, protected, ok? Andiamo a fare alcune tecniche adesso e chiudiamo in bellezza. Con tutti i colpi della box, sinistro, destro, dritti, ganci, montati, ok? Now we work for the last time with boxing shots, boxing punches, all techniques, left, right, straight, jab, hook, uppercut, lavoriamo con tutti i colpi, diretti, ganci, montanti, facciamo questa serie di colpi in scioltezza, ok? Allora, facciamo questo, andiamo in avanti e andiamo indietro. Spero che avete abbastanza spazio nella vostra casa, nel vostro garage. Ok, we go front and we back. Vai, sinistro, destro. Ok, adesso arretriamo. Ok, avanziamo. Arretriamo. Avanziamo, quattro colpi. Ok, ci siamo. Mettiamo i montanti. Da qui arretriamo, montanti. Spalla. 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 Ok, facciamo i colpi avanzando ed arretrando. Ogni tanto, ragazzi, vengo al pannello generale e cerco di attivare la super chat, alcuni messaggi in chat, ma qui non vedo un cazzo, quindi non ho ancora capito bene come lavora. Va bene, dai. Finiamo con un po' di ganci. Oh.
del gancio, guardate le mie gambe. Spero che si veda bene nel video, anche perché è arrivato un po' di sole contro. There is some sun in the front of the cam, so the image now, the streaming is not so great, sorry. So for today is enough. See you next time. Ragazzi, per oggi va bene così. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno seguito questo video, questo allenamento. Stiamo cercando di aggiustare un pochino il tiro, quindi nelle prossime puntate, nei prossimi collegamenti, cercheremo sempre di migliorare. Next time on a video we'll try to make better, better and better, because our connection, our streaming is like amatorial, not so great, but I hope that you have a good time with us. Thank you for your time. Concluderò ringraziando appunto tutti voi che avete fatto questo piccolo allenamento con me, chi lo ha fatto, chi ci ha seguito, e vi faccio a tutti un grosso in bocca al lupo in questo tempo difficile di quarantena, di coronavirus. Auguro a voi e a tutte le vostre famiglie di superare al più presto questo tempo nel migliore dei modi, di stare in salute. Thank you very much, guys. I wish to all of you to keep in a good health on this time, in this hard time of coronavirus, COVID-19. I wish you and your family all the best with the health. Good luck. Keep on training. Keep in touch. Grazie a tutti ragazzi, buon allenamento e buon proseguimento.